Un saluto a tutti, Carnevale d'Italia, dal Carnevale di Putignano. Ciao! Ben ritrovati, siamo al terzo appuntamento di questa rubrica che abbiamo voluto dedicare alla 626esima edizione del Carnevale di Putignano, quella che ci siamo appena lasciati alle spalle. È l'occasione per rendere omaggio ad alcuni dei protagonisti della nostra manifestazione, e in questo caso direi tra i protagonisti principali, visto che parliamo dei maestri cartapestai. Con le loro opere, anche quest'anno sono riusciti a regalarci grandi emozioni, forti momenti di impatto visivo e anche la possibilità di riflettere su tematiche molto importanti. Come sapete, il tema dell'ultima edizione del Carnevale di Putignano era la terra vista dal carnevale. Abbiamo voluto ascoltare le loro impressioni in merito all'esperienza che hanno vissuto e farci raccontare un po' qualcosina in più legata ai loro bellissimi carri allegorici. Considerati i 7 maestri cartapestai più i 3 autori delle installazioni che sono tuttora presenti all'interno della città, abbiamo deciso di realizzare 2 puntate. Quindi oggi cominciamo con i primi 5. Buon ascolto. Ciao a tutti, io sono Paolo Mastrangelo e con mio padre, appunto, Vito Mastrangelo, dell'associazione Carte Colore, per questa edizione appena passata del Carnevale 2020 abbiamo realizzato l'opera L'Apocalisse. Sicuramente tutti la ricordate, era questa grande balena che affiorava da un mare super inquinato, da un mare di plastica, e nella parte superiore c'era questo personaggetto qua che tutti ha fatto incantare e innamorare con i suoi movimenti reali, leggiadri, suonava il suo grande organo. Nulla, è stata una stagione partita non alla grande per noi, non bene, perché comunque ci sono state delle situazioni familiari che ci hanno scosso abbastanza, con la perdita di 2 nostri cari, però diciamo poi ci siamo rialzati, la situazione è andata avanti, il lavoro anche, e quindi ce l'abbiamo fatta. È stata sicuramente una stagione che ci ha dato tante gioie, tante soddisfazioni, e finalmente diciamo siamo tornati a questa vittoria che comunque cercavamo da tempo, e quindi niente, per il resto è stata una bellissima manifestazione a mio parere, con tante novità proposte appunto dalla fondazione del Carnevale di Putignano. Sicuramente ne ha fatto da padrona il sole, come tutti ben ricordate, sembrava quasi primavera. E niente, poi tante novità come un carnevale senza transenne, che a mio parere è andato alla grande, con tantissima affluenza di gente, gestito molto bene, e nulla, non ci aspettavamo di vivere questo momento, chiusi purtroppo tutti in casa, però passerà, dai, ce la faremo. Con questa apocalisse penso che abbiamo fatto un gran macello quest'anno, non abbiamo portato tanto fortuna, però dai, speriamo in tempi migliori, quindi restiamo tutti a casa e torneremo più forti di prima, sperando in un grande carnevale, una grande edizione, e nulla, dai, in tempi migliori. Quindi ci vediamo presto. Ciao! Buongiorno, sono Marino e faccio parte dell'associazione Cartapestando. Quest'anno dovevamo rientrare nel concorso perché appunto volevamo far nuovamente parte di questo grande gruppo di cartapestai e soprattutto di rientrare nella massima categoria della prima categoria, appunto.
Per questo, sin dall'inizio, incontrandoci con i maestri Pinuccio Nardelli e Vittorio Mezzapesa, ci siamo detti e ci siamo promessi che appunto dovevamo mostrare e portare al Carnevale un qualcosa di grandioso, grandioso che non si era mai realizzato, che non si era mai visto qui al Carnevale e qui a Putignano. Per questo già da progetto avevamo pensato, seguendo quello che era il tema, che era la terra vista dal Carnevale, avevamo pensato appunto di impersonificare questa magnificenza, questa grandiosità che è la terra, è tutto quello che abbiamo del resto. Ed è così che abbiamo buttato giù una bozza che sicuramente sin dall'origine ha suscitato grandissimo interesse da parte di tutti, da parte dei ragazzi della stessa associazione e da parte sicuramente della commissione che poi ha valutato i progetti. Di lì in poi è stato una serie di soddisfazioni, a cominciare dall'assegnazione, quindi per fortuna e forse anche per qualche merito, la Fondazione ha riconosciuto la grandiosità del progetto, ci ha ammessi al concorso. Con grandissima gioia siamo entrati, abbiamo occupato un hangar e quindi di lì in poi abbiamo costruito un carro. La fortuna è che quando si ha nel proprio gruppo, nel proprio team, nella propria associazione, che si voglia dire, è avere delle esperienze e avere delle figure che ti riescano a dare certezze all'interno del flusso di lavoro, dello sviluppo. In questo caso sicuramente le figure del maestro Nardelli e del maestro Mezzapesa hanno fatto la differenza. Detto questo, è stato bellissimo aver partecipato a questa manifestazione, è stato bellissimo ritrovare il gruppo Associazione Cartapestando ed è stato anche bellissimo stupirvi e vedere nei vostri occhi, soprattutto di chi ha potuto ammirare quest'opera di persona, vedere l'effetto wow. Al prossimo Carnevale sicuramente ci presenteremo con lo stesso entusiasmo, con la stessa voglia di rivincita e sicuramente torneremo più forti di prima e con la voglia ancora di stupire. Ciao! Ciao a tutti! Ho pensato di salutarvi dal capannone, che è il posto dove costruiamo il carro. È tutto vuoto, non c'è nessuno. È davvero straniante vederlo così. Soltanto 2 mesi fa era pienissimo di gente, eravamo impegnatissimi alla costruzione del carro. C'era gente dovunque, scale dovunque, carta dovunque. Oggi vederlo così è davvero strano per me. È stato così per gli ultimi 2 mesi. Non c'è venuto nessuno ed è molto strano. Se pensiamo che soltanto insomma da settembre a febbraio abbiamo costruito il carro qui con l'associazione Carte in Regola, c'erano tantissimi ragazzi che hanno collaborato e abbiamo costruito l'opera che vi è piaciuta tantissimo. Approfitto per ringraziarvi per tutti i complimenti che ci avete fatto. Vi ricordo che i vostri complimenti sono la benzina che ci fanno andare avanti ad impegnarci sempre. Un impegno che dobbiamo al Carnevale, alla nostra città, Putignano, e a tutti voi. Vi faccio vedere, questa è la striga, c'è ancora il mondo, a vederlo oggi sembra quasi un segno premonitore. È il mondo in un pentolone, la striga che cerca di bruciarlo. Casca la terra, tutti giù per terra, fa quasi senso pronunciare questo titolo oggi. Sono ancora lì i topi, i bambini, sempre arrabbiati. Vi saluto portandovi i saluti non solo miei ma di tutto il nostro gruppo. Ci siamo divertiti molto quest'anno, è stata una bellissima edizione che noi abbiamo preso con tantissima allegria e divertimento.
È stato bello perché il gruppo è stato coeso per tutta la costruzione, ma anche e soprattutto nelle sfilate. Ci siamo proprio divertiti quest'anno, quindi è stato un bel carnevale per noi. Vi saluto nella speranza che questo luogo torni quanto prima a ripopolarsi e che qui la creatività riprenda al più presto. Speriamo di poter riprendere in sicurezza, ma insomma non ci fermeremo senz'altro. Buongiorno a tutti, sono Domenico Galluzzi, sono uno dei 7 maestri cartapestai del Carnevale di Putignano. Siamo al nostro secondo anno di partecipazione. Quest'anno la fondazione ci ha proposto un tema molto interessante, e cioè quello che ci sensibilizza un po' all'ambiente. Ed è la terra vista dal carnevale. E noi abbiamo voluto aderire a un appello di Amnesty International, un appello di sensibilizzazione verso i popoli nativi del Sud America, che difendono il loro ambiente da atti di smisurata deforestazione. Abbiamo reinterpretato in chiave satirico-artistica una porzione della foresta amazzonica difesa da indigeni che in una danza propiziatoria cercano di scacciare il male. Possiamo notare nella parte inferiore un sottobosco della vegetazione. Sulla parte superiore delle chiome, invece c'è una macchina del tempo, che aziona un pendolo che, indica, l'urgenza ad agire al più presto, prima che si arrivi ad un punto di non ritorno. E questa macchina del tempo, è azionata da due figure, messe in contrapposizione. E cioè una figura umana che porta avanti il tempo, cerca di portare avanti il tempo, e mentre uno scimpanzé che cerca invece di riportarlo indietro e di riportarlo alle nostre coscienze. E con questo, ricordiamoci che la terra non appartiene all'uomo, ma è l'uomo che appartiene alla terra e per questo va tutelata. Vi ringrazio tutti. Vi rimando alla prossima edizione, coronavirus permettendo. E anche questo è un grande messaggio che la Terra ci sta dando e che dobbiamo cogliere in maniera positiva. Grazie a tutti, buona giornata. Ciao a tutti, sono Ottavio, un collaboratore dell'associazione culturale La Maschera di Domenico Impedovo e sono qui perché adesso vi illustrerò quella che è stata la realizzazione dell'opera in cartapesta del nostro gruppo per la 626esima edizione del Carnevale di Putignano con tematica univoca per tutti, quale la terra. Partiamo subito dal titolo. Il titolo che abbiamo dato a quest'opera è Codice Rosso. Codice Rosso perché? Perché è la classificazione in ambito medico-sanitario per le patologie urgenti e molto gravi. Molto gravi come la situazione in cui versa il nostro pianeta Terra. Infatti la nostra opera vede come figura predominante il dottor Coscienza, il quale dovrebbe essere il curatore, del nostro pianeta Terra per via, dell'inquinamento. Il nostro carro si sviluppa su 3 livelli, al quale primo livello troviamo l'inquinamento del mare, dove la flora e la fauna marittima si trovano a convivere con buste di immondizia, liquami, sporcizie varie e copertoni d'auto.
Salendo al secondo livello, abbiamo raffigurato il fenomeno della deforestazione, provocata dall'uomo sia per scopi economico-industriali, ma molte volte per via di incendi dolosi, i quali provocano, l'innalzamento della temperatura globale, la quale provoca lo scioglimento dei ghiacciai. E che è una rappresentazione che troviamo sul lato opposto del carro, con conseguente innalzamento dei mari. Infatti, tornando al primo livello, vediamo la Statua della Libertà e la Torre Eiffel che sono sommerse per il 90% della loro maestosità. Ed al terzo livello, infine, abbiamo trattato l'inquinamento dell'aria, dove vediamo delle nuvole che cercano di proteggersi con la mascherina da quelli che sono i fumi delle ciminiere industriali, fumi tossici, e dalle polveri sottili. L'esperienza lavorativa vissuta per la realizzazione di quest'opera è stata da parte del gruppo soddisfacente, ma poco apprezzata da parte dell'opinione pubblica. Ed essendo noi un gruppo di giovani, ma capitanati da figure che hanno fatto la storia del Carnevale di Putignano, siamo vogliosi di presentarci alla prossima edizione con un nuovo progetto per risalire la china e cercare di riconquistare i vertici della classifica. Ciao a tutti e arrivederci alla prossima edizione.